Il tema del doping affrontato attraverso diversi punti di vista, da quello delle istituzioni che sono preposte a combatterlo, a chi ne racconta i risvolti come la stampa, a chi è attore principale nell'ambito sportivo. Tutto questo è avvenuto ieri all'ex Ciapi di Chieti nel corso del seminario I giovani per la legalità nello sport, Focus, il doping, che ha avuto tra i suoi relatori principali l'allenatore del Pescara Beppi Pillon e l'ex ciclista professionista Palmiro Masciarelli, e che chiude il ciclo direzioni del progetto Comunicazione e giornalismo sportivo patrocinato dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. È stata anche l'occasione per fornire numeri salienti che testimoniano quanto sia alto il livello di attenzione su un fenomeno che falsa il rendimento degli sportivi. Nel 2017 il Comitato della Nado Italia, l'organizzazione internazionale antidoping, ha disposto 8.727 controlli, di cui la stragrande maggioranza, 6.560, effettuati durante le manifestazioni sportive, le restanti oltre 2.000 fuori gara. Di questi interventi, quasi il 40% ha interessato il calcio, poco più del 9% il ciclismo e poi il nuoto, 8,5%, atletica, 7,5% e via via le altre discipline. Di tutti questi controlli, 346, circa il 4%, hanno portato all'avvio di procedimenti disciplinari presso il Tribunale Nazionale Antidoping. L'incontro è stato organizzato dalla professoressa Di Baldassarre, presidente del corso di scienze motorie dell'Università d'Annunzio, ed è stato impreziosito dalla presenza del professor D'Onofrio della Nado, che ha illustrato i predetti dati. Ho partecipato a molti convegni nella mia vita. Qui ho trovato un'atmosfera particolare che non mi era capitato di incontrare prima: ragazzi motivati a conoscere, a chiedere e anche a provocare in noi uno spirito di impegno per il futuro e di condivisione, speriamo, i nuovi incontri di quello che facciamo tutti i giorni. Il confronto di oggi è stato un confronto molto bello e vivace, che ha consentito ai ragazzi di scienze motorie di confrontarsi con diversi mondi. Tutto questo ha consentito un confronto aperto su una tematica così importante che tocca purtroppo tanti atleti in Italia e nel mondo.